Bentornati in studio per un nuovo consueto appuntamento con l'informazione a cura del Corriere di Sciacca.it. La gestione commissariale del servizio idrico ha comunicato oggi che è stato riscontrato un mancato funzionamento delle pompe dei campi pozzi di Contrada Carboi nel comune di Sciacca. Si è già provveduto a ripristinarne il regolare funzionamento, ma non essendo stato accumulato un volume d'acqua sufficiente nei serbatoi comunali, alcuni turni di distribuzione idrica possono subire in queste ore alcune variazioni rispetto al programma previsto. E distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione sostituirà a Sciacca i vecchi contatori con i nuovi di ultima generazione. La sostituzione avverrà a partire dal prossimo 7 luglio. Enel installerà contatori elettronici denominati Open Meter che, in aggiunta ai servizi di telelettura e telegestione disponibili già con gli attuali, consentirà di abilitare servizi innovativi di domotica, la cosiddetta Smart Home. È stato annunciato che si inizierà dalle località balneari di San Marco e Maragani e che a seguire sarà interessata la Perriera. Avviso di protezione civile rischio incendi e ondate di calore anche nel territorio di Sciacca e Interland. C'è in atto un livello di preallerta a causa di una vasta area depressionaria che tra oggi e domani vedrà temperature elevate su diverse aree del paese, Sicilia compresa. In provincia di Agrigento la protezione civile ha individuato, così come in gran parte della Sicilia, una pericolosità media. I sindaci vengono invitati ad attivare le procedure previste nel piano comunale di emergenza per il rischio incendi. Sono 6 i tunisini che sono stati rintracciati dalla polizia dopo lo sbarco ieri sera sulla quinta spiaggia di San Leone ad Agrigento. I migranti sono stati portati tutti alla tenso struttura della protezione civile che sorge sull'area attigua alla banchina di Porto Empedocle, dove sono stati sottoposti ai primi controlli medico-sanitari. L'imbarcazione utilizzata dal gruppetto di 10 persone per giungere fino alla costa di Agrigento è un motoscafo di circa 5 metri che è passato inosservato durante la traversata. La vecchia chiesa madre di Montevago, che si trova tra i ruderi del terremoto del 68, candidata ai Luoghi del Cuore, la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa San Paolo, lo fa sapere in una nota il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. I Luoghi del Cuore è un importante progetto di sensibilizzazione sul valore del patrimonio artistico, naturalistico e paesaggistico italiano, che permette ai cittadini di segnalare al Fondo Ambiente Italiano attraverso un censimento biennale i luoghi che meritano tutela e valorizzazione. E infine sono stati aggiudicati i lavori per il recupero e la riqualificazione di Borgo Bonsignore a Ribera. Le opere, finanziate dalla Regione Siciliana con 2,2 milioni di euro, saranno avviate entro ottobre. I lavori, che consentiranno il ripristino dell'impianto originario, prevedono anche la realizzazione di uno spazio culturale in cui sarà raccontata, attraverso antichi filmati dell'Istituto Luce e foto d'epoca, la storia e la vita della borgata. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.